Questo è il cinipide galligeno del castagno. E, praticamente c'è la puntura dell'insetto, la pianta reagisce cercando di isolare praticamente la puntura, o meglio l'effetto legato alla puntura. E il risultato finale è la foglia che si contrae, che perde completamente la forma che tiene. E qua è simpatico perché, simpatico per modo di dire, c'è la possibilità di vedere come la deformazione diventa via via maggiore fino ad annullare completamente la foglia. Gli alberi senza foglie non vivono. Quindi poi distrugge la foglia. Distrugge la foglia e potenzialmente distrugge la pianta. Per fortuna, c'è un nemico naturale. Assolutamente nessun trattamento a base di fitofarmaci va fatto su questo tipo di, malattia, su questo tipo di insetto. Il nemico naturale è un po' il discorso che si fa il gatto con il topo. Il gatto in questo caso si chiama Torimus, quindi il Riocosmus, il cinipide è il topo. E di topi ce ne stanno tantissimi, difatti qua basti vedere, a ogni galla corrisponde un topo. Un gatto invece è capace di mettere un uovo per ognuna di queste galle. E quindi far sviluppare una larvetta che si nutre del cinipide, che non potrà sfarfallare e andare a ovideporre su altre piante, quindi allargando la Ecco, ma a che malattia. punto è la situazione nei boschi, nei castagneti di questo territorio? I castanicoltori sono tutti quanti terrorizzati. C'è un minimo di speranza legata al fatto che questa malattia parte da Cuneo nel 2002, è stata segnalata per la prima volta. Quest'anno, per il primo anno a Cuneo, facendo interventi con il Torimus, sono riusciti ad avere un raccolto che è addirittura superiore a quello che avevano prima dell'arrivo del cinipide. Quindi praticamente nessuna paura per i castagni, c'è cioè solamente da avere pazienza e da fare degli interventi di tipo agronomico, nel senso che una pianta in queste condizioni va aiutata e non deve essere abbandonata, bisogna continuare a coltivarli i castagneti, anche perché noi abbiamo la fortuna che oramai il Torimus si è acclimatato, quindi da noi avremo un danno che non supererà le 2 o 3 annate castanicole, laddove ancora non è arrivato. Non sto parlando di zone dove, tipo Rocca d'Asfide, per esempio, dove già sta facendo sfraceli, però pure a Rocca d'Asfide la situazione si risolverà. Importantissimo, nel momento in cui si fanno i lanci con il Torimus, quindi con il gatto, non avvelenare le polpette. Cioè praticamente non fare trattamenti antiparassitari, perché nel momento in cui facciamo i trattamenti antiparassitari rischiamo di uccidere i gatti, i topi finiranno comunque col trovare un ceppo resistente che gli permetterà di poter resistere all'insetticida e fare danno oltre misura. Utilizzando insetticidi sui castagneti in questa fase, in questo periodo, significa rallentare la possibilità che il castagneto possa recuperare il suo equilibrio naturale e possa ritornare a produrre così come produceva prima.